pasticcio volgare. Come, non lo conosci? È Clark Gable, l'attore, il protagonista di Via col Vento. Miss O'Hara! Rossella, la sapete la grande notizia? Siamo in diretta domenica, non è meraviglioso? Perdin dirindina, cosa volete che mi importi di domenica io? Ma è tutta nuova, ci sono Solenghi, Marchesini e Lopez, c'è la Gardini, Mino D'Amato. Non c'è più Pippo Baudo. Ma che cosa c'è? Cara, che hai? La mia vita è finita. Non c'è più Pippo Baudo. Tesoro. Oh, mamma, so che ti sembro sciocca, ma non mi piace Domenica I senza Baudo. Rinunciare a tutte le feste va bene, ma anche a Domenica I. Non sei affatto sciocca. È naturale che le trasmissioni cambino. Non fartene un problema, cara. Senti, figliola, saresti contenta di vederlo ancora, magari al sabato sera? Ma come al sabato sera? Certo, fa una trasmissione e per tutto l'anno anche. È il nuovo appuntamento del sabato sera. Il nuovo appuntamento è fantastico. Oh. Fantastico. Hai sentito quello che dicono? Dice che non c'è più Pippo Baudo. Che importa, non vedo mai la televisione. Ma è una cosa importante. Ti rendi conto che cosa significa per la RAI? Dio cescante. Un presentatore che lascia la trasmissione. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Mi sento male, non ci posso credere. Vedrai qualcos'altro. Grazie e buonasera, amici ascoltatori. Vi chiedo soltanto un attimo di attenzione, amici ascoltatori. Sono qui per annunciarvi una grande sorpresa, pensate, un ospite d'eccezione, il nuovo presentatore di Domenica In, eccolo lì! Questa storia, Clark Gable presenta Domenica In? È obbrobrioso! Ehi, mamma mia, come sei esagerata, stai sempre a criticare. Quello è un personaggio come un altro, se non ti piace, pigli il telecomando, schiaccia e cambi canale. È davvero? Sì. Oddio, oddio, mi sento svenì! Mi sento male, raga, mi sento male! Ma è finita, Petit Pa! Se Clark Gable l'ha accettato, vuol dire che è giusto! Oh!